La musica è l'instrument straordinaire per la diffusione e il prestigio di linguaggi di Mendranza. E un di eventi di maggiore importanza è che scheder le Suns, il festival della Ciantia di linguaggi di Mendranza, nascuto il Friul del 2009. A questo gran concert tolpert la miglior Ciantia di linguaggi Mendres, selezionedes anterkeles che rua ite da tutta la teglia e dai rayons della Elpes sora fora nei sconfins nazionei. E che a Pontina Suns l'essersi affora il derit a torperta liet internazionel, eventi de maor nonzec perché il che verda la musica de Mendranza. Del 2013, ai nef de november, Suns le ruate la Ladigna, e tel teater navalge de Moena, un gran public ha podu veder la ricchezza, la carità e la forza di Lengach Mendres, portes un paladina da nef groppes e musicisch rue da tutta la teglia e ence da Francia e Svizzera. Te questa occasione, profittando della presenza te farsa de musicisti e esperci de desvalives les de Mendranza, l'estat metto a Zirenche in momenti de confront, una meisa torona dal titolo MMM, Musica Media Mendrances, per veder con una che l'è la situazione della musica ti lengach Mendres di desvalives rayons, co che se pel de sfrutter l'esperienza de altra Mendrances e che se podesse fare, con il didamenti di media e soraldute della radio, per valorizzare e far conoscere sia produzione musicale. Suns ha chiarito georiri uses al pop, al rock e a altre source del linguaggio musicale moderni, per zir sora fora l'idea che Mendrances vel dir de mo musica folk. Una strada che te Church Rayons è stata orida e incede grazie al sostegno della radio. E noi proviamo di, nella nostra radio, di fare della musica, di promuovere anche della musica pop, e abbiamo una mancanza, abbiamo tante musiche però non tutti vanno bene nel nostro programma, che è un programma generalista con musica pop, folk, country, anche un po' di schlager, però mancava la musica proprio pop. Ci sono qualche cantautori però non abbastanza. Allora abbiamo creato un piccolo label che si chiama Top of Brumunch. E abbiamo cominciato il 2005 con una produzione, abbiamo trovato una giovane cantante molto talentata, con quella abbiamo cominciato a fare il Top of Brumunch con Susanna Sabadini, col pezzo Sorry Baby, che è in romancio, solo il titolo è inglese. E quello era il primo, adesso siamo 33. Nelle nostre vallate c'è stata una riscoperta prima della musica tradizionale e poi c'è stata questa commistione di suoni moderni che poi ha generato tanti gruppi. La realtà occitana nelle vallate e nell'Occitania Grande è quella di avere veramente un fermento musicale molto grande, soprattutto nelle vallate, nelle nostre vallate che sono 14 in confronto al territorio occitano che è enorme, parte dalle Alpi e arriva fino all'Atlantico, in proporzione i gruppi presenti sul nostro territorio delle vallate alpino-occitane è forse più grande che di tutta l'Occitania. C'è stata questa esplosione della musica. D'altro canto, a livello, tra virgolette, forse culturale, di diffusione, ci mancano dei pezzi. Abbiamo lavorato tantissimo sulla musica, però ci manca, per esempio, una radio. Non c'è una radio effettivamente che operi sul territorio occitano e faccia diffusione non solo della musica occitana, ma anche della musica che c'è intorno. Della Rayon Ladin, le Radio Studio Record Tefassa e Radio Gardena Ortisei. Per quanto riguarda la nostra emittente Radio Studio Record, noi sviluppiamo soprattutto la musica folcloristica, perché evidentemente è quella più immediata. Già da tanto tempo abbiamo una trasmissione, anzi più trasmissioni nell'arco della giornata, dove proponiamo un misto di brani di autori soprattutto proprio delle vallate, sono però prevalentemente cori oppure gruppi folk. Stiamo introducendo sempre in questa programmazione un po' della musica diversa, stiamo cercando di capire anche come risponde l'ascoltatore per questo, e in più abbiamo anche delle trasmissioni, oppure quando c'è un nuovo gruppo che si presenta in valle cerchiamo anche di dargli dello spazio, nel senso che l'intervista, e poi insomma cercando di proporre anche la loro musica. Almeno così come lo trovo in Val Gardena, la musica moderna, ladina,
al giorno d'oggi è molto più presente che quella folk. Cioè, non so, forse solo da noi è così, però abbiamo proprio dei ragazzi che si interessano molto di musica ladina, e quello mi fa tanto piacere, perché la musica è una cosa che arriva da tutti i giovani, e forse anche la cosa più semplice per diffondere una, non so, una lingua di minoranza anche tra i giovani. Quello. E anche noi come Radio Ladina, secondo me, abbiamo un ruolo molto importante, perché siamo forse gli unici che trasmettono la musica di gruppi locali, perciò se non lo facciamo noi, chi lo fa? E da pole la Rai Televisione Ladina, o là che la programmista fa scena Anna Matzel, si è accruziata spesso della musica della Mendrances e incessora fuori la Ladina. Io penso che la musica, come si dice sempre, è un linguaggio universale, quindi anche la lingua di minoranza è bella, è universale, tutte le lingue sono belle e interessanti. L'importante appunto è cercare di aprire la mente, non rinchiudersi, perché l'idea è il media può praticamente valorizzare la musica in tutti i sensi e la lingua. Io invece pensavo a quanto sarebbe bello creare invece una specie di network, no? Per esempio almeno tra le rappresentanze di media che ci sono qua, e cercare di creare anche con altre, perché comunque ci sono tutte queste belle realtà vivaci che noi abbiamo anche, potremmo diciamo cercare di dare un bel trampolino di lancio, perché no? Cioè noi ad esempio a livello di realtà ladina abbiamo un esempio concreto che suonerà anche stasera del gruppo Ganes, che loro hanno cominciato suonando, cioè belle professioniste, brave, suonando con Ruben von Goisen, quindi ad alti livelli, e si sono avvicinate un po' di più alla musica ladina, forse anche grazie al progetto che ha un po' in parte ci pensavano, però adesso cioè, è stato sicuramente un'esperienza che le ha spinte, perché diciamo me lo raccontavano loro in un'intervista, che è stata un'esperienza che gli ha aperto un po' degli spazi diversi, e loro adesso sono conosciute soprattutto per questo aspetto originale, e tutti chiedono dov'è questo, e loro suonano, insomma sono molto conosciuti in Germania, in Austria, cioè in tutti i paesi dell'Europa del Nord. I media appel di der no de mos la rierfora, ma enci a creer cianties neves dell'engazza de mendranza. Il Friul, con Radio Onde Furlane, l'è sempre stato un esempio per chi che chieria de ingaiser la produzione de musica moderna ladina te fassa. Quando siamo nati noi, come Radio Onde Furlane, più di 30 anni fa, c'erano forse 2-3 gruppi che cantavano in friulano, e poi c'era una scena folk, ma un folk non tanto ben identificato, insomma. E adesso, dopo 30 anni, posso dire che Onde Furlane ha avuto una funzione fondamentale per far crescere la scena musicale in Friuli. Ci sono sicuramente attivi una ventina di gruppi adesso, e rappresentano una delle scene anche più interessanti proprio della regione in generale, quelli che cantano in friulano, per i generi che usano, per gli esperimenti che fanno. E noi come Radio Onde Furlane abbiamo dall'inizio cercato di sviluppare l'ambito musicale, perché per una radio è fondamentale, e con un concorso, in concorsi si sa, lasciano il tempo che trovano, insomma la gara, queste cose qua. Però effettivamente abbiamo creato un ambiente confortevole, probabilmente perché molti gruppi, anche che cantavano in italiano, si sono cimentati con il friulano, e sono nate delle cose ibride molto strane, dei gruppi, i primi gruppi pop, techno, rap, dub e tutte queste cose. Per cui è cresciuta tutta assieme un po' attraverso questo cortocircuito fra la radio e i gruppi musicali, per cui la scena musicale è molto vicina alla radio, la radio è molto vicina ai gruppi. Abbiamo creato una etichetta che si chiama Musiche Friulane Fuarte, abbiamo fatto circa una cinquantina di uscite, e poi è stato molto importante legarci o cercare di conoscere le altre realtà, ospitare o comunque legarci alla rete del Diet, inventarci questa cosa di Sunus che poi sta andando in giro con grande soddisfazione. Se il Friul la Gran Gaisa ha portato i bie risultati in ce con pecia resources, utro i feschel che i pel. Petrita, ce l'hanno picchiata.
Ma la situazione nostra, in confronto alla vostra, è completamente diversa. Non abbiamo tutta l'organizzazione che avete voi qui da queste parti, dal Radio Onde Furlane, Ladini, eccetera, eccetera. A livello musicale non abbiamo una vera e propria tradizione, perché essendo 500 anni che siamo venuti in Italia, di quel periodo là sono rimasti solo dei canti bivocali, non musicali, che si cantavano a due voci. Quindi la musica, strumenti, per esempio, non ne abbiamo mantenuti. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Niente di particolare. Nella nostra gioventù, essendo amanti del rock americano, rockettari, abbiamo preso questa lingua e l'abbiamo cantata all'interno della musica rock. Infatti una delle prime canzoni che abbiamo composto in campeggio sul Pollino è un blues, e ci abbiamo cantato dentro una delle canzoni più conosciute della nostra tradizione, che è Giulie Giulie Mazz Mazz. Da lì è iniziata questa cosa, perché ci siamo sorpresi come mai questa lingua nostra si sposava in un modo perfetto con il giro rock americano. Ci sono dei festival, per esempio sulla falsariga del Festival di Sanremo, che si fanno una volta all'anno in un comune vicino al nostro, ma sono artisti che magari preparano una canzone, la cantano in questo festival e poi finisce là, insomma, non hanno un'attività dove magari, insomma, continua per tutto l'anno questa cosa. Una testimonianza interessante fuera de Anter, le che la rueda Moena da Barcellona, dai Dina Tatac, grop multilingual che metta dum sardi e cataleni. È molto interessante questa conversazione, perché la parola minoranza è una parola che può riguardare la lingua, ma può riguardare altre cose. Io ho lasciato la mia terra quando avevo 18 anni, fondamentalmente con molto rammarico da una parte, però con moltissima voglia di conoscere altre cose. E mi sono sempre ritrovata immersa in mille realtà, spesso mi sono sentita molto in difesa e senza il mio centro, Però questo mi ha permesso realmente di amare di più la mia terra, i dialetti, la mia lingua, pur non avendoli parlati o studiati a scuola. In Sardegna non è stata molto difesa, diciamo, la minoranza linguistica. Barcellona è stata un'esperienza molto interessante, perché ci siamo incontrati con un popolo, che è quello catalano, che un po' fa la stessa cosa. Nella modernità cerca di difendere quella che è la sua lingua, la sua tradizione, la sua cultura, che in un certo momento gli è stata tolta. E casualmente condividiamo una lingua, cioè la nostra isola condivide una lingua con loro, che è il catalano, che non è la nostra direttamente, perché io parlo sassarese, però insomma ci siamo sentiti molto coinvolti e ci ha fatto molto piacere il nostro disco, dove comunque cantiamo in castellano, in francese, in italiano, perché ti sono scritti in tutte le lingue, fare un omaggio alla lingua catalana, perché comunque la lingua con cui siamo a contatto ogni giorno, che in qualche modo ci racconta la storia del posto dove viviamo. Però sì, mi sento cittadina del mondo e allo stesso tempo mi sento una minoranza, sempre, costantemente, quindi c'è una schizofrenia in questa cosa, no? Per cui adesso ho 35 anni, ho sempre più voglia di vedere mia mamma, andare a mangiarmi i ravioli, però allo stesso tempo ho bisogno di essere a contatto con la realtà multietnica di Barcellona, dove quelle tante me, quei tanti noi che siamo di Natatac, hanno la possibilità di esprimersi. E poi, insomma, sì, mi riallaccio per motivi diversi a quello che dicevano loro, si apprezza moltissimo questa accoglienza e questo sostegno, perché siamo veramente soli, cioè artisticamente siamo veramente soli. A Barcellona la situazione è abbastanza difficile, come in moltissime altre parti d'Italia, e noi siamo chiusi in studio per fare l'ultimo disco grazie a un crowdfunding, cioè grazie alla gente che ci segue, che ha fatto le sue donazioni e ci ha permesso di realizzare questo disco, perché sennò e abbiamo deciso di investire, di fare le cose a un certo livello, di curare il suono, di curare tutto, perché il prodotto musicale volevamo che fosse all'altezza, però realmente siamo soli, creativamente, a livello formativo, anche una generazione molto penalizzata in questo senso.
questo intervento palesa una gran varietà di situazioni, con grandi differenze, ma anche elementi comuni, e il confronto è sempre di granutto. Le realtà o la che le esperienze nascono sole, altre o la che si con se sforzer. Perché il che ver del Rayon Ladin le stat del tempo esperienze di gran importanza, de che la dignatur, che ha permesso di far girare la musica anter la Valle des Ladines, ma da po' le mort fora. Anche con di lei nomes che arzont gran nonsec, de che le sganes, che se desferenze a metà na pede alla carità, l'engazza esotica prisia in ce fora via. Un po' le senester motiveri soin a non fer de mo per inglese, solo al dut de fassa. Un'esperienza importante è stato il gran concert Chantavi Lotis metu Asira Cavelcan dall'Istituto Ladin, con la testimonial de che Antonella Ruggero e i desvalives musicist metu adun per questa occasione. Anterkish Marmar Cuisine, les ganes de anche condi e i furlane Loris Vescovo e Kaya Grimaz. Da poi è stata la Grenz, l'Associazione de Cultura e Musica de Moena che ha collaborato a Enci all'Endres de Suns a fare un gran lurier con la produzione de Cresciadum, un CD de jazz per Ladin e con l'Endres de Corsch e Concerts per i Join. È stata l'associazione La Grenz che ha quasi a tavolino pianificato un incontro fra testi ladini che recuperano la tradizione, però insomma in chiave moderna, disincantata, quasi simbolica, mettendola in mano a un grande compositore come Roberto Soggetti, e un prodotto secondo me strepitoso. E poi, quale effetto ha prodotto questo grande sforzo? Immaginatevi, insomma, non è che Antonello Ruggero venga gratis a fare le cose, insomma, per cui grande impatto di prestigio, va benissimo, il CD, il DVD, tutto quanto, e poi, ecco, qui vengo alla seconda parte del discorso. Questi sforzi, dove la cosa non funzioni da sé, dove non c'è Radio Onde Furlane, ha bisogno di un sistema di divulgazione, perché noi tutto sommato un po' di risorse le abbiamo anche per fare le produzioni, abbiamo questa fortuna, regione autonoma, non sto a raccontarvela sta storia. Però dal punto di vista degli strumenti di divulgazione siamo divisi, la RAI ha pochissimo tempo a disposizione, le radio private naturalmente fanno il loro dovere, ma comunque in spazi in qualche modo soggetti alle leggi del mercato, perché se la gente vuole il folk bisogna dargli il folk, c'è poco da fare, ci si può ampliare un po'. E allora qui la politica linguistica dovrebbe in qualche modo intervenire in maniera sistematica per valorizzare queste produzioni, perché le trasmissioni che presentano il CD nuovo e intervistano e spiegano il testo e che passano una volta, due in un giorno e poi per sei mesi non le senti più, non potranno mai diventare patrimonio comune. Nel sistema dei media, a parità di qualità, un brano diventa un successo in ragione del numero di passaggi radiofonici che conquista. C'è poco da fare. E allora chi ha il potere dietro le fa trasmettere a manetta tutte le radio mondiali, entrano e diventano il tormentone dell'estate, diventano il successo. Non possiamo competere con questi network internazionali, però i nostri media dovrebbero rendersi conto che a questi prodotti, se valgono ovviamente, questo è sempre il sub iudice, va garantito uno strumento di divulgazione in qualche modo intensivo. Veie de giuto tra lascia, nessun ormai più te consola, né te consolerà. Che se pelle il fer, dunca, per valorizzare al miec e se le mezzo incenga i seri join alla produzione de chanti e stilengace de mendranza? Colum podesse l'essere il ruolo della radio, della televisione e ince del web e della trasmissione in streaming? No, c'è sicuramente una grande differenza, perché il programma di radio è 24 ore su 24. La nostra televisione ha ogni giorno
10 minuti con un notiziario, con un bulletin, con delle novità. La musica può essere forse un soggetto, però non spesso. Allora la radio è quel canale importante, quel vettore importante per fare la propaganda per la musica, per diffusere la musica. La radio con 24 ore di tempo di trasmissione può fare molto. La televisione poco, però l'attenzione alla televisione è sempre più grande. Io ringrazio per la grande considerazione che trovo qua per Radio Onde Furlane. In realtà Radio Onde Furlane è una radio con le pezze al culo, da sempre, che sta in piedi con molto volontariato, con creatività, perché nei momenti difficili la creatività per fortuna esce. È interessante questa cosa di Ladinia Tour, perché è una cosa molto interessante e noi l'abbiamo sperimentata forse soltanto quest'anno con il premio Friul, grazie anche all'apporto dell'Arlef che ci ha dato una mano sostanziale quest'anno con il premio Friul. Invece di fare una data unica abbiamo fatto 4 date in giro per il territorio e funzionano. Il premio Friul ha avuto una ancora maggiore partecipazione, abbiamo avuto la possibilità di portare la musica anche in giro per il territorio, questo ci è ritornato come fattore positivo. Per quanto riguarda le possibilità, certo, ci stiamo accorgendo con lo streaming che c'è molta gente che ci ascolta, molti dei friulani che sono in giro per il mondo, ce ne sono tantissimi, adesso tornano ad andare in giro per il mondo per la situazione che c'è, ci ascoltano da là, però forse non dovremmo rivolgerci solo a loro, ma dovremmo probabilmente, come diceva anche Anna prima, cercare delle strategie per scambiarci musiche, lingue, prodotti attraverso questi mezzi. Anche i gruppi dovrebbero sfruttare di più la possibilità che hanno, cioè Radio Sui Record, la Rai Ladina, nel nostro caso noi, cioè proprio di andare alla radio, dire abbiamo una canzone nuova, cioè non che noi dobbiamo andare a cercarceli, no? E potrebbe esserci un po' più di collaborazione. Ma il nostro territorio così grande si diffonde tantissimo e si è diffusa tantissimo grazie ai tanti eventi che ci sono stati in area occitana, nel senso che da noi sono, credo, 25 anni che ci sono eventi, festival, proprio fatti soprattutto sulla musica occitana, quindi c'è uno scambio proprio sul territorio, nel senso che noi ci muoviamo da quella piccola porzione che sono, io parlo per le mie valli, che sono 14 valli, nell'Occitania Grande, e la stessa cosa succede dall'altra parte. Di più in più adesso si utilizzano i sistemi tra virgolette moderni, quindi internet, e quindi c'è un fitto collegamento tra i vari gruppi di musica occitana e c'è una riscoperta. Quello che fanno grandi festival, che ormai sono una realtà non solo occitana ma anche nazionale per quanto riguarda la Francia, per esempio c'è nel mese di luglio l'Estivada, che è sicuramente il più grande festival di musica occitana, dove in effetti vengono presentati tutte le produzioni, quasi, o si cerca di prendere tutte le produzioni di qualità dell'area occitana, quindi forse involontariamente la musica occitana ha creato delle cose per autodiffondersi nel territorio occitano. Quello che mancano tante volte i collegamenti con altre aree, come si diceva. Una possibilità grande ce lo dà il web, secondo me, per riuscire a creare, e ce lo danno esperimenti come questo qua. La Gesa, ductus troubadus, la Gesa, flobus generus, la Gesa, ductus troubadus, la Gesa, flobus generus, la Gesa, ductus troubadus, la Gesa, flobus generus, la Gesa, ductus troubadus. Una cosa che volevo sottolineare, appunto, l'importanza della musica, quindi anche per i mass media e anche per la TV, no? Cioè sia per come le usi e come cioè puoi valorizzare anche se non hai tanto tempo, piccoli spazi, e anche per la radio utilizzando musiche anche di altre minoranze linguistiche o musiche diverse. A me succede spesso, anche se noi abbiamo poco spazio,
che ci sono, cioè andiamo comunque in onda in tutta la regione, quindi non solo l'utente in lingua ladina ascolta. Succede spesso che magari dall'utente in lingua ladina non hai reazioni, ma dall'utente in lingua tedesca qualcuno ma intanto manda una mail, vuole sapere, ma quella musica, cioè magari non ha capito bene tutto di che cosa, però vuole sapere che musica hai usato. Questa è una cosa che qualche volta dici, ma poi devo andare a ricercare, a vedere, insomma, andare, naturalmente con molto piacere, perché vedi che comunque è una musica che non senti da altre parti, quindi l'originalità. Per questo dicevo, sì certo, la musica, quanta percentuale musica ladina o non ladina, no, in questo, è, secondo me è importante la musica che sia originale, diversa, che la musica che trasmette qualcosa. Gaze, tutus troubadus, la gaze, flobus generus, la gaze, o moena, la gaze. Da noi, per esempio, non ci sono queste, questi mezzi di divulgazione. Chiaro che chi ce l'ha, in effetti, come voi, che ce l'avete nelle vostre lingue, dare spazio anche a minoranze come le nostre, come quelle magari che diceva l'altro amico, che magari non hanno una radio, però avere dei passaggi musicali, è chiaro che per noi è un bene, ma non solo per noi, ma per tutti i gruppi che cantano in una lingua minoritaria, perché magari la radio ha questo potere fantastico che tu puoi raggiungere migliaia di persone in un momento e in quel momento ti sta ascoltando uno e dici, io mi accorgo di queste cose, e chiudo il discorso, tramite internet. Mm-hmm. Se noi non avevamo avuto internet, il nostro progetto era finito anni fa. Però internet a noi ci ha dato una grossissima possibilità, noi abbiamo dato il primo disco in download gratuito dal nostro sito, l'hanno scaricato in Albania, l'anno scorso abbiamo suonato in Albania e i ragazzi cantavano le nostre canzoni, cioè senza vendere un disco in Albania, capito? I messaggi che ti arrivano su Facebook, sul fan club della Peppa, siete i migliori, siete la nostra, perché poi loro ci vedono a noi come minoranza in un modo straordinario. Perfetti o senza scusa, c'è una scatola nera in te, in c'è te non sa già ne va, finché senti un senza scusa, c'è una scatola nera in te, in è giustissimo pensare a delle strategie per il contatto e per lo scambio in rete, perché chiaramente la musica passerà sempre, già è tutta lì, già è tutta lì, però la musica è bella ascoltarla dal vivo, giusto. Cioè, ed è bello anche incontrarci di persona come oggi qua, per cui ricordiamoci quando abbiamo le possibilità, ognuno dalle sue parti, di organizzare eventi al di là, cerchiamo di far suonare a vicenda anche i gruppi delle altre parti, invitiamoci magari a dei cachet più bassi, che ne so, ma veicoliamola dal vivo, perché la musica deve suonare dal vivo, ricordiamocelo. E dunque l'Ergasuns è ai concerti della Suda Ladina. Non sa già ne va, finché senti un senza ascoltare.